Vigilia di Pasqua la trascorreranno in campo le protagoniste del campionato di Serie C. Giornata numero 33 nel girone centro-meridionale di terza serie, prima delle ultime sei puntate della stagione regolare. 90 minuti, non importanti di più per la capolista del raggruppamento. Non è un momento esaltante infatti quello che sta vivendo il Lecce che domani ospita al Via del Mare il Siracusa a partire dalle ore 14.30. Hanno l'obbligo di tornare a vincere i Salentini dopo la sconfitta di Caserta. Hanno la necessità di tornare nuovamente a premere forte sull'acceleratore i giallorossi di Fabio Liberani che hanno collezionato soltanto 9 punti nelle ultime 8 partite. Ora il Lecce sente sul collo il fiato delle principali antagoniste cattive e Trapani. Le due siciliane hanno quattro punti di ritardo dalla vetta della classifica, ma devono giocare anche una partita in più rispetto ai Salentini. Giochi per la promozione diretta in Serie B, dunque decisamente aperti. Ha qualcosa da riscattare anche il Monopoli, sconfitto domenica scorsa in casa dal Catanzaro. Biancoverdi, che a partire dalle 16.30 faranno visita al Randy in uno scontro diretto in chiave playoff. Pogliesi, al momento, con un punto in meno rispetto ai calabresi. Alla ghiotta occasione di vincere finalmente la prima partita del 2018, la Virtus Francavilla, che fa visita a Siracusa alla Cenerentola Acragas. Fischio d'inizio al Nicola De Simone, previsto per le 14.30. Farà il tifo per il Matera, infine, il Lecce. I Lucani, infatti, affronteranno alle 16.30 il Trapani, una delle due vice capoliste del girone, l'altra, il Catania, giocherà alle 16.45 a Catanzaro.